Eccoci insieme, nuovo appuntamento con l'almanacco oroscopo in questo 27 luglio, San Pantaleone. Auguri, buon compleanno oggi a una brava attrice, Maria Grazia Cucinotta. È nata il 27 luglio del 1968. Un cantante per tutte le età, per tutti i gusti, Peppino Di Capri, nato il 27 luglio 1939. C'è l'oroscopo, ci sono i 12 segni, adesso l'aforisma. Chi legge sa molto, chi osserva sa molto di più. Ariete. Al centro della vostra attenzione, lavoro in generale e acquisti in particolare. Le stelle sono favorevoli, potrete concludere positivamente la giornata. Per quanto concerne gli acquisti, essi sono da valutare con grande cautela. Accertatevi anche nei minimi dettagli di ciò che vi viene decantato. Toro, se volete avanzare verso le vostre mete con una certa celerità, dovrete appoggiarvi a qualcuno che conta, conquistando la sua fiducia. Non abbiate esitazioni, avete tutte le doti necessarie e sapete mantenere i vostri impegni, dunque troppa modestia stavolta è fuori luogo. Il partner vi capisce e vi sostiene. Gemelli, forma fisica da sorvegliare, evitate gli stress, controllate la dieta, non fate le ore piccole, a questo penserete quando poi sarete in vacanza. Riuscirete a mettere nel frattempo in pratica almeno uno di questi consigli? Forse sì. Comunque, non sottovalutatene neppure uno. Sul lavoro, nessuna particolare preoccupazione. Il partner è a vostra disposizione. Cancro. Mattinata leggermente sottotono, con punte di disturbante malinconia. Forse è l'aria delle prossime vacanze a creare un'atmosfera di abbandono, ma voi dovete reagire per non immusonirvi e compromettere la giornata, che potrebbe essere decisamente positiva. Cercate compagnia, associatevi ai colleghi più allegri. Leone, molto entusiasmo e interesse per gli altri. Sarete curiosi di tutto e di tutti e dimostrerete grande iniziativa. Bene, però correte un rischio, quello di risultare troppo invadenti e quindi scomodi. In quest'ultimo caso sareste scaricati anche dagli amici. Controllatevi. Col partner perfetto accordo o quasi. Vergine, sfruttate questo periodo favorevole che le stelle vi offrono per portare a segno i vostri progetti. Tirate dritto per la vostra strada senza ascoltare chi tenta di insinuarvi dubbi o ripensamenti. Il vostro intuito è acuto e oggi sorretto da una mente lucidissima. Nessuno può battervi. Bilancia. Mattinata con partenza quasi a razzo, come se doveste conquistare tutto il mondo in poche ore. Calma, comunque meraviglierete gli altri e voi stessi resterete non poco sorpresi da questa vostra carica che, è bene sottolinearlo, vi porterà ottimi risultati ovunque vi applicherete. Scorpione, buona giornata con stelle che propizieranno il vostro successo soprattutto in campo affaristico. È il momento buono per mettere le basi per ulteriori imprese. Cercate collaboratori, valutate progetti, associatevi. Sul fronte sentimentale, ottime occasioni, flirt e avventure in vista. Occhio al partner se ne avete uno. Sagittario, una novità da digerire. Qualcosa o qualcuno arriverà a scombinare i vostri piani, prendendovi in contropiede. Come comportarsi? Come reagire? Molto dipende dalle situazioni personali. Comunque il consiglio è quello di non fare nulla se non ben pensato. Non abbiate timore nel rinviare la risposta. Capricorno, giornata dal ritmo in crescendo, da una mattinata fiacca a un pomeriggio attivissimo a una serata quasi pirotecnica. Questo in generale, salvo le correzioni degli oroscopi più personali. Comunque le stelle vi sono a favore e nessuno di voi potrà lamentarsene. Salute buona! Acquario, qualche difficoltà da superare, soprattutto nel pomeriggio, e in particolare per questioni attinenti la famiglia, come una grana tra figli e genitori oppure viceversa. Risolverete tutto usando il buonsenso e seguendo ciò che vi detta il vostro intuito. Sul lavoro, normale routine, purché facciate la vostra parte. Pesci, se qualcosa non fila col vostro partner, cercate di guadagnare tempo finché le acque non si siano calmate. Situazione più scorrevole sul lavoro, dove troverete facile collaborazione e l'appoggio un po' malizioso di un collega che vorrebbe entrare nelle vostre grazie. Guardatevi intorno, lo scoprirete facilmente.